Tutti, fortunatamente, conosciamo Leopardi. Una cosa che però forse in pochi ancora sanno di Leopardi è che tutta la sua riflessione filosofica ha sempre ruotato sostanzialmente attorno a un'unica grande questione centrale, che lo appassionò e lo assorbì per tutta la vita, e che è attualissima, la costruzione del socialismo. Io sono Mariangela Priarolo, di mestiere insegno storia e filosofia alle superiori, e questo è il nuovo episodio di Otto Sofia, il format di Ottolina TV di divulgazione storica e filosofica in collaborazione con Gazzetta Filosofica. E oggi vi parliamo del socialista Giacomo Leopardi. Socialismo. Il pensiero unico neoliberale degli ultimi decenni l'ha trasformato in una parolaccia, un sinonimo di regimi illiberali, e dell'adesione acritica all'ideologia marxista, trasformata in una religione totalitaria. In realtà, però, socialismo altro non è che la volontà di solidarietà tra tutti gli uomini nel tempo in cui essa sarebbe più facile che mai da realizzare, il tempo dell'industrializzazione. E infatti, averla trasformata in una parolaccia è una cosa recente. La nostra stessa Costituzione, ad esempio, è intrisa di socialismo. Scritta metà in latino e metà in russo, affermava addirittura lo storico Raffaele Romanelli, dove latino si riferisce ai riferimenti allo spirito cristiano autentico e russo, niente poco di meno, che all'Unione Sovietica, che allora rappresentava ancora un tentativo e una speranza. Leopardi, fin da giovanissimo, capì però che la possibilità della solidarietà sociale non si sarebbe più potuta trovare scritta in latino, perché nessuno avrebbe più creduto in Dio e alle giustificazioni metafisiche che erano state date. 20 anni più tardi Marx si trovò a concordare con quest'idea e anzi ritenne che proprio le teorizzazioni di un mondo metafisico immutabile, voluto da Dio, avessero finito per convincere che il mondo, anche politico e sociale, non era modificabile. Da qui la celebre undicesima tesi su Feuerbach: i filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi. Si tratta però di trasformarlo. Se il mondo non è immutabile, sostiene Marx, il compito del filosofo non deve essere tanto descrittivo, quanto piuttosto prescrittivo. Per la tradizione, il mondo terreno non era tutto il mondo, non era tutto l'essere. Da qui un'altra celebre affermazione di Marx: la religione è l'oppio del popolo. Di fronte alla miseria del mondo, sostiene Marx, l'aldilà non è altro che una consolazione che rende sopportabile il mondo terreno. Mettendo assieme questi due aspetti, quel che ne esce è ciò che poi prenderà il nome di materialismo storico, una concezione che voleva essere opposta a un iperuranio immutabile, di platonica e metafisica memoria. Il compito della storia, quindi, è di stabilire la verità del di qua, dopo che si è dileguata la verità del di là. Per realizzare la solidarietà e combattere l'oppressione, è quindi indispensabile una nuova filosofia, una nuova comprensione dell'essere. Ed ecco così che, scrive ancora Marx, la filosofia non può tradursi in atto senza l'eliminazione del proletariato. Il proletariato non può essere eliminato senza la realizzazione della filosofia. Il compito che Marx si prefigge è dunque di rendere consapevole il proletariato che la miseria e lo sfruttamento non sono naturali e immutabili, ma storici e mutabili. La via indicata da Marx per adempiere a un cambiamento possibile prevede anche una novità nell'azione. Per ribaltare la situazione non si tratta di persuadere i borghesi o in generale gli oppressori a far del bene, ad essere virtuosi, ad amare il prossimo e il proprio dovere, ma piuttosto di far capire agli oppressi che essi sono la stragrande maggioranza e che possono organizzarsi da sé ponendo fine all'oppressione. La svolta è radicale. Non più fare leva moralisticamente sulla coscienza dei singoli, ma sviluppare una coscienza di classe. Il proletariato deve diventare cosciente di formare una classe che è infinitamente più forte dei suoi oppressori, ma che non riesce a esprimere la sua forza perché oppressa da un'ideologia che non le permette di riconoscere la realtà per quella che è. Leopardi, però, decenni prima che Marx arrivasse a questa conclusione, aveva individuato un ostacolo grande come un macigno a questo processo. Nel discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, Leopardi spiega infatti come la società sia sempre più composta da individui che continuamente si odiano, si insidiano e cercano in tutti i modi di nuocersi gli uni agli altri.
Una tendenza che, rileva, non sarebbe più attenuata e contrastata da principi morali a causa della quasi universale estinzione o indebolimento delle credenze su cui si possano fondare. All'interno della nuova concezione del mondo che si sta affermando, sostiene Leopardi, è impossibile che il giusto e l'onesto paia ragionevole, perché giustizia e onestà non sono che il frutto di un altruismo destinato a morire con la fede in Dio. Nel mondo terreno, che è l'unico mondo che ci è rimasto, è destinato a prevalere l'ingiusto, che trae vantaggio personale dalle circostanze, e il furbo, che riesce sempre e comunque a cavarsela. Un vero e proprio sistema dell'egoismo, lo definiva già giovanissimo nello Zibaldone. Ci aveva visto lungo. Esattamente 2 secoli dopo, l'economista newyorkese Milanovic, in Capitalismo contro capitalismo, scrive: «L'interiorizzazione del comportamento desiderabile, quel comportamento che riafferma nelle azioni quotidiane i principali valori di una società, era possibile grazie alle restrizioni imposte dalla religione e al tacito contratto sociale. Non è chiaro se società così dedite all'acquisizione di ricchezza, praticamente con qualsiasi mezzo, non esploderebbero nel caos se non fosse per queste limitazioni. Nessuna di queste restrizioni, la religione e il contratto sociale implicito, funziona nel capitalismo globalizzato di oggi. Osservate i nostri tempi, annota Leopardi nello Zibaldone. Non solo non c'è più amor patrio, ma neanche patria, anzi, neppur famiglia. L'uomo, in quanto allo scopo, è tornato alla solitudine primitiva. L'individuo solo forma tutta la sua società. Atomizzazione individualistica, la definisce Milanovic, che poi aggiunge un altro tassellino, la mercificazione, che va di pari passo. Nell'atomizzazione, scrive Milanovic, rimaniamo soli, perché tutte le nostre esigenze possono essere soddisfatte da ciò che acquistiamo presso altri, sul mercato. In uno stato di mercificazione totale, la cucina si è trasformata in un'attività esterna e spesso i componenti della famiglia non mangiano tutti insieme. Le pulizie, le riparazioni, il giardinaggio e la cura dei figli sono attività più commercializzate che in passato, o forse più che mai. I compiti a casa, che un tempo venivano esternalizzati ai genitori, ora possono essere esternalizzati a società commerciali. Un processo di mercificazione totalizzante, che secondo Milanovic non è semplicemente imposto dall'esterno, dalle politiche commerciali aggressive delle aziende alla continua ricerca di maggiori profitti. La mercificazione fino in fondo, scrive Milanovic, è un processo a cui gli individui partecipano liberamente. Il sistema valoriale della società capitalistica mercificante è quello che da ultimo condividono i suoi membri. Ed è proprio per questo che nulla lascia presagire una crisi. Una crisi, scrive ancora Milanovic, si verificherebbe solo se la mercificazione della sfera privata fosse vista come un'intrusione in aree che gli individui volevano proteggere dalla commercializzazione. Ma la maggior parte delle persone la percepisce in maniera opposta, ossia come un passo avanti verso l'arricchimento e la libertà. Atomizzazione e mercificazione, in Leopardi, trasformano addirittura ogni singolo individuo in una nazione a sé. Mentre le nazioni per l'esteriore vanno a divenire tutta una persona e ormai non si distingue più uomo da uomo, scrive infatti ancora nello Zibaldone, ciascun uomo poi nell'interiore è divenuto una nazione. Vale a dire che non hanno più interesse comune con chi che sia, non formano più corpo, non hanno più patria. E l'egoismo gli restringe dentro il solo circolo dei propri interessi, senza amore né cura degli altri, né legame né rapporto nessuno interiore col resto degli uomini. Ecco perché Leopardi avrebbe obiettato a Marx che la coscienza di classe non sarebbe bastata, perché anche la classe del proletariato era destinata a non essere altro che una classe di individui, mossi da una logica appunto individualistica e votata all'arricchimento che avrebbe impedito di creare solidarietà e unione. È la stessa obiezione che attraversa buona parte della sterminata produzione di uno dei filosofi più prolifici degli ultimi 20 anni, il coreano Byung-Chul Han. Di fronte all'inarrestabile smantellamento del welfare e il rapido amplificarsi delle diseguaglianze che ha caratterizzato le economie mature negli ultimi decenni, la domanda che tormenta Han, come d'altronde tutti noi, alla fine semplicemente è: come mai il sistema di dominio neoliberista è così stabile? Come mai ci sono così pochi fenomeni di resistenza? E come mai questi si traducono tutti ben presto in un nulla di fatto? Come mai oggi non è più possibile una rivoluzione nonostante la forbice tra i poveri e i ricchi diventi sempre più grande?
Han ricorda che il potere stabilizzante della società disciplinare di quella industriale era repressivo. Gli operai delle fabbriche venivano sfruttati senza pietà dai padroni e lo sfruttamento brutale condusse a proteste e a resistenze. Allora sì che era possibile una rivoluzione capace di rovesciare i rapporti di produzione vigenti. In quel sistema repressivo erano visibili sia l'oppressione sia gli oppressori. Il sistema di dominio neoliberista, invece, riflette Han, è strutturato in maniera profondamente diversa. Il potere stabilizzante non è più repressivo, bensì seduttivo, e non è più così visibile come sotto il regime disciplinare. Non c'è una controparte evidente, non c'è un nemico che opprime la libertà e contro cui sarebbe possibile opporre resistenza. Il neoliberismo, insiste Han, ha modellato, a partire dall'operaio oppresso, un libero imprenditore, un imprenditore di se stesso. Oggi ciascuno è un operaio che si sfrutta da solo, un dipendente di se stesso. Ciascuno è al contempo servo e padrone, per cui la lotta di classe si è trasformata in una lotta interiore. L'idea, quindi, sostanzialmente, è che, nonostante la struttura dei rapporti economici astrattamente crei e ricrei continuamente le condizioni che dovrebbero naturalmente spingere alla rivolta, la sovrastruttura e l'ethos della grande controrivoluzione neoliberale sono così radicati e pervasivi da strozzare nella culla qualsiasi tentativo anche solo di immaginare una vera alternativa politica e sociale. Certo, astrattamente nessuno vuole lo sfruttamento e l'oppressione, ma concretamente sfruttamento e oppressione diventano un problema soltanto quando ci riguardano direttamente e solo se lo fanno in modo palese e immediato. Che è esattamente quello che tormentava Leopardi. L'individuo, scrive infatti nello Zibaldone, amandosi naturalmente quanto può amarsi, si preferisce dunque agli altri e cerca di soverchiarli in quanto può. In ultima istanza, quindi, conclude Leopardi, l'individuo in realtà odia l'altro individuo e l'odio degli altri è una conseguenza necessaria e immediata dell'amore di se stesso. Contro questa trasformazione antropologica, dove fine ultimo di ogni individuo diventa il saper approfittare delle forme di sfruttamento esistenti per perseguire l'arricchimento personale, la presa di coscienza delle contraddizioni materiali che la struttura economica ripropone continuamente potrebbe non essere sufficiente. La nostra rigenerazione, scrive Leopardi nello Zibaldone, dipende da una, per così dire, ultrafilosofia. E cioè una filosofia in grado di dimostrare come individualismo e ricerca senza limiti della ricchezza personale siano in sostanza un errore. Ed è proprio il tentativo di costruire questa filosofia ad aver rappresentato costantemente il cuore pulsante di tutta la sua opera, oggi imprescindibile. Uno sforzo titanico, altro che pessimismo. Di fronte alla prospettiva di un mondo che lo ripugnava, Leopardi non si arrese mai e mostrò continuamente una vitalità, un impegno e anche in qualche modo il persistere di una speranza che ha pochi confronti nella storia del pensiero. Leopardi, sintetizzava magistralmente De Santis, odia la vita e te la fa amare, dice che l'amore e la virtù sono illusioni e te ne accende nell'animo un desiderio vivissimo. In una lettera del 1832, replicando a coloro che facevano derivare la sua concezione del mondo dalle sue sofferenze, Leopardi ammetteva che sì, la sua era certamente una filosofia disperata, ma solo nel senso che non lasciava speranza alla filosofia tradizionale e al mondo in cui aveva creduto. Ciò non di meno, sottolineava, questo non comportava affatto l'inazione, l'indifferenza e quella che lui definiva la rassegnazione imbelle. Purtroppo però ancora oggi la manualistica continua a propagandare questa immagine completamente distorta di Leopardi. Nell'estate del 1819, si legge in uno dei tanti manuali per i licei che ripetono a pappagallo sempre la solita storiellina, tentò la fuga dalla casa paterna, ma il tentativo fu scoperto e sventato. Lo stato d'animo conseguente a questo fallimento lo portò a uno stato di totale prostrazione e aridità. Raggiunse così la percezione lucidissima della nullità di tutte le cose, che è il nucleo del suo sistema pessimistico. Fu il contrario di una rassegnazione imbelle a spingere Leopardi a scagliarsi con veemenza critica contro il suo tempo, profetizzando il perdurare e l'accentuarsi di alcuni suoi caratteri che disprezzava: l'economicismo, il militarismo e la corruzione.
Nei canti, instancabilmente, prese posizione contro chi la propria gente, conculcando alle strane o di remoti lidi turbando la quiete antica, col mercatar, con l'arme e con le frodi, la destinata sua vita consuma. E si scagliò contro il colonialismo causato da ingordigia economica. Ben molte volte argento ed oro disprezzerà, contenta a polizze a cambio. Un colonialismo disposto a tutto, anche alle stragi, come un altro canto sottolinea con amarezza e ironia. E già dal caro sangue dei suoi non asterrà la mano la generosa stirpe, anzi, coverte fien di stragi l'Europa e l'altra riva dell'Atlantico Mar, fresca nutrice di pura civiltà. Leopardi derise coloro che si appagavano delle frivolezze mondane o la cui vita si riduceva alla pericena di allora. S'arma Napoli, a gara la difesa dei maccheroni suoi, che ai maccheroni anteposto il morir troppo le pesa. Che dirò delle triglie e delle alici? Qual puoi baramar felicità più vera che far d'ostriche scempio in fra gli amici? Per sferzare, con caustica e ironia, chi trovava pagamento nel consumismo. Voi saggi, voi felici, anime elette, a goder delle cose, in voi natura le intenzioni sue vide perfette. Degli uomini e del ciel delizia e cura sarete sempre, infin che stabilita ignoranza e sciocchezza in cor vi dura. E durerà, mi penso, almeno in vita. Per conoscere Leopardi come nessuno ve lo ha mai raccontato, l'appuntamento è per domani sera, a partire dalle 21, con la nuova puntata di Otto Sofia. Ospite speciale Fabio Vander, autore tra l'altro di Il sistema Leopardi, teoria e critica della modernità. E nel frattempo, se anche tu non ti rassegni al pessimismo e continui a voler marciare in direzione ostinata e contraria, aiutaci a costruire il primo media in grado di darci gambe per farlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e PayPal. E chi non aderisce è una triglia. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.